Mettere la sella in bolla. Quante volte abbiamo sentito questa affermazione? Che cosa significa? Il riferimento è quello alla bolla di una livella. Significa raggiungere il perfetto parallelismo della sella rispetto al suolo. Ovviamente bicicletta, ruote a terra e non sul cavalletto da lavoro, altrimenti verrebbe meno un riferimento fondamentale, ossia il suolo. È una regola universale? Sì, è una regola universale, però una volta le cose erano un po' più semplici. Prendo una sella più anzianotta e possiamo vedere come l'altezza tra le due estremità è coincidente. La sella di fatto è piatta. Esistono tutt'oggi sul mercato selle piatte. Comunque, in questo caso è semplice perché basta collocare una livella sulla sella e noi possiamo facilmente ricavare la nostra bolla. Però la tendenza del mercato negli ultimi anni, a parte quella di accorciare le selle, è anche quella di dargli una forma, diciamo così, un po' più complessa. Questo video si inserisce nella recensione di un modello specifico di selle Italia, la Model X Comfort Plus. In questo caso io sto mostrando il modello base senza il Comfort Plus. Beh, la tecnologia è quella Waved, ossia abbiamo praticamente un andamento ondulato con una differente altezza tra le due estremità, il che significa che posizionando la livella noi non riusciamo a ottenere il nostro riferimento per la bolla. E allora come si fa? Beh, si fa riferimento al BRP, è un acronimo, in inglese indica il Biomechanic Reference Point, io preferisco chiamarlo centro anatomico. Devo dire che Selle Italia ha l'ottima abitudine, lo vedremo fra poco in dettaglio, di indicare con dei segni grafici il centro anatomico. Comunque fate sempre riferimento al sito del produttore della sella, solitamente si colloca lì dove la sella raggiunge una larghezza di 70 mm, ma vediamo meglio in dettaglio. Come detto prima, Selle Italia ha la buonissima abitudine di indicarci chiaramente il BRP, in che modo? Con un piccolo riferimento grafico posto qui alla base, che è difficilissimo però per me da inquadrare. È un semplice segno in rilievo, riporta l'acronimo BRP. Nel caso di Selle Italia, il centro anatomico si trova lì dove la sella raggiunge i 70 mm di larghezza, scusate. Quindi prendiamo il nostro calibro, regoliamolo a 70 mm, facciamolo scorrere e in questo modo, quando si blocca, sappiamo che questo è il centro anatomico della sella, che come vedete non coincide con il centro geometrico. Però, per le regolazioni, effettivamente il fatto che il segno grafico sia posto qui sotto è difficile perché non riusciamo a vederlo. Mio consiglio: prendiamo un po' di nastro carta, tracciamo una linea e facciamola corrispondere con il BRP. Una verifica. Sì, siamo a 70 mm e in questo modo la regolazione è più semplice. Vediamo allora come eseguirla. Vediamo anzitutto come mettere in bolla una sella Waved, come in questo caso, o comunque è una regola che vale per qualunque sella abbia la parte posteriore che rialzi notevolmente. Beh, se noi provassimo a collocare una livella su tutta quanta la sua lunghezza, ovviamente la differente altezza tra le due estremità non ci permetterebbe di ottenere il perfetto parallelismo. Quindi, una volta identificato il BRP, che qui ho evidenziato con questo nastro e una linea che prende da riferimento, ci serve una livella piccina che vada a impegnare solo ed esclusivamente la zona del centro anatomico della sella. Come in questo caso. Non le trovate in commercio queste livelle, me le costruisco io, ma è molto semplice, basta semplicemente prendere una livella di quelle più lunghe, tagliarle a misura oppure rubare gli elementi interni, creare delle basette ed è così possibile avere un vasto repertorio di livelle adatte a tutte le zone della bicicletta. Bene, in questo caso, come vedete, abbiamo la sella perfettamente in bolla. E questo significa però che abbiamo una differente altezza tra zona anteriore e posteriore. Quindi non dobbiamo far riferimento alla sella nella sua lunghezza, bensì solo esclusivamente al centro anatomico. Centro anatomico che ci serve però anche per altre due misure fondamentali, che sono l'avanzamento e arretramento della sella, nonché la sua altezza. Vediamo allora rapidamente come prendere i riferimenti
e abbiamo finito. L'altezza sella si prende dal centro del movimento centrale sino al centro anatomico della sella. Quindi con una riga non dobbiamo fare altro che misurare questa distanza e regolarla di conseguenza in base a quelle che sono le nostre quote antropometriche, oppure quello che ci ha indicato chiaramente un biomeccanico di chiara esperienza. Prima si regola l'altezza e poi si regola l'avanzamento. Questo perché ovviamente essendoci una inclinazione del tubo piantone, più alziamo o abbassiamo la sella, beh, più il centro anatomico si troverà a una distanza differente. Quindi fissata l'altezza sella con la sella ovviamente in bolla, prendiamo la misura della distanza rispetto al manubrio sempre sfruttando il centro anatomico. Vediamo come. La distanza sella manubrio è quella che parte dal centro anatomico della sella e arriva all'asse del manubrio. L'asse del manubrio cosa sarebbe? Beh, sarebbe il centro di dove praticamente lo stem, il collarino, quindi si divide. Beh, in questo caso abbiamo effettivamente il centro perfetto, l'asse del nostro manubrio. Però c'è un problema. C'è una differenza tra altezza, sella e manubrio. È normale questo. Quindi se noi prendessimo la misura così, cioè partendo dal BRP e arrivando all'asse manubrio, avremmo una linea diagonale e quindi una misura forzata. Allora cosa possiamo fare? Un sistema molto pratico è quello di ricorrere a una squadra, posizionandola in modo tale che ci fornisca la proiezione dell'asse manubrio. Quindi applicando una livella sulla nostra riga oppure utilizzando una livella lunga a sufficienza, noi possiamo posizionarla perfettamente parallela al suolo, partendo dal centro anatomico e arrivando in questo modo alla proiezione qui sulla squadra dell'asse del manubrio. E in questo modo otteniamo la precisa misurazione della distanza sella-manubrio. È ovvio che queste misure, così come l'altezza sella, la taglia del telaio, la dimensione della piega e così via, sono quote che sono determinate dalla singola conformazione fisica di ogni ciclista, quindi dovrà essere un biomeccanico, un preparatore esperto, non solo uno tramite software, a fornirvi quelle che sono le vostre quote. Vi rubo gli ultimi secondi per alcune conclusioni. Come detto all'inizio, questo video si colloca all'interno della recensione di un modello di sella specifica, la Model X Comfort Plus Superflow di Selle Italia. Però le considerazioni che abbiamo svolto qui possono valere tranquillamente anche per altri modelli, anche di altre marche. Fate però sempre riferimento al sito del produttore che indicherà chiaramente qual è il BRP o centro anatomico della sella di quello specifico modello. Ed è un punto fondamentale, quindi è lui che andrà in bolla e questo ci permette così di regolare facilmente queste selle che io definisco ondulate, cioè che hanno una differente altezza tra le due estremità. Per quanto riguarda poi arretramento, distanza rispetto al manubrio, quell'altezza sella, queste ovviamente non sono misure che posso fornirvi, io posso fornirvi semplicemente come applicarle. Dovrà essere un biomeccanico, un posizionatore esperto, non qualcuno che semplicemente si mette al computer con un foglio di calcolo, vi fornirà quelle che sono le corrette proporzioni in base alla vostra fisionomia e poi, come abbiamo visto, regolarle è un attimo, a patto di identificare correttamente il centro anatomico della sella. Spero quindi di aver fugato ogni vostro dubbio. Se ci sono domande, non avete che da farle. Alla prossima!